Salve a tutti ragazzi, bentornati da noi in questo nuovo video di The Crew Motor Fest. Attenzione, c'è anche lui ragazzi, il caro nuovo The Crew. In questo periodo abbiamo talmente tanti giochi, talmente tante serie che sembra che ci potremmo perdere qualcosa, ma vi assicuro che proveremo a non perderci niente. Come vedete ragazzi, da questa home, diciamo così, è il mese peraltro delle auto giapponesi. Sul main stage di The Crew Motor Fest troverete proprio una nuova avventura legata alle auto giapponesi. Peraltro vi segnalo che potete provare a creare la vostra auto giapponese come hanno fatto questi amici qua e iscriverla a un concorso in cui la gente vi vota vedendola esposta qui. Queste sono cose carine che purtroppo non sto facendo molto, non sto joinando tanto. Guarda quello, ho fatto, attenzione, Fast and Furious, bella, molto bella. Peccato che siano un po' rialzate quale auto esposta. Bello ragazzi, però girare in mezzo alle auto giapponesi è sempre molto figo. Io peraltro questa cosa non la posso fare perché bisogna completare per intero 3 playlist e non essendoci riuscito a giocare troppissimo ne abbiamo iniziate 15 di playlist, ma non ne abbiamo finita manco una. Per mantenere la nostra tendenza inizieremo ancora una, ma perché io sono curioso ragazzi, voglio esplorarle, voglio vedere anche quei filmati TV molto carini. Ho notato una cosa che probabilmente sarà orribile, ma voglio provarla. Abbiamo già fatto un giro da Liberty Walk, qua c'è Donut, ma io ho visto queste auto da sogno Dream Cars, che ho notato è una playlist praticamente in collaborazione con Supercar Blondie, che scusate la malinformazione, non lo so se fa solo quello, ma è un canale YouTube da tipo 16 milioni di iscritti, quindi roba importante, giustamente per fargli una cazzo di playlist su The Crew qualcosa doveva essere. Vediamo cosa intende sta tizia per auto da sogno. Per partecipare abbiamo bisogno niente meno che di un piccolo contributo, una Lamborghini Egoista. Questa macchina credo che ve la ricordiate perché l'avevamo provata su The Crew 2, provata anche a modificare, è una roba mostruosa. Certo ragazzi, c'è da dire, l'unica cosa che mi ha fatto rimanere male un po' di sto gioco e che alla fine non credo, ormai è passato del tempo, non credo che avrà mai la compatibilità per il mio C-Magic, per il mio volante, e mi dispiace perché dalle anteprime, quando avevo ancora l'altro, mi era piaciuto giocare un pochettino col volante, anche se per carità, quando prendi in mano il volante è bello guidare, però ti perdi tanti altri aspetti, è sempre così. Dunque magari, attenzione, ho perso pure questo aspetto. Ma che tutto sto gioco, cosa succede? Ah no, ma puoi vedere che, ma dai, ma il vetro, ma che cazzo, hanno fatto l'atmosfera proprio da caccia. Fine, va bene anche così, però che cazzo, una guidatina ogni tanto me la sarei anche fatta volentieri. E invece affronteremo questo The Crew come il 2. Vediamo un po', dai, Dream Cars di Super Blondie. Vediamo anche il filmatino, di solito sono, anche se questo sarà probabilmente una pubblicità a lei. And most inconceivable cars on this planet. We're sì. Talking getting up close and personal. Mamma mia. I'm joining the Motorfest adventure with one goal in mind. Gather the best concept cars ever made and put you in the driver's seat. Check this out, guys. Ready? For the first time, we are unleashing these dream cars. Madonna, guarda che Mercedes. And it's up to you to unlock their full potential. After all, this is no regular motorfest. Cioè, sono dei concept, this però. Così. The future awaits. Are you ready? Dice che si chiama auto da sogno, questa playlist. Dream Cars. Supercar Blondie and her crew waiting for you. Non capisco se è da sogno o dei sogni, perché la maggior parte di queste macchine in realtà non esiste, cioè nel senso esiste, ma andiamo a vedere i gusti di questa supercar blondie come sono. Io ho già notato che insomma, no? Fossimo stati noi probabilmente avremmo messo qualche auto da sogno un po' diversa. Batti il tempo. Ok, quindi sono da solo. What's up guys, it's Supercar Blondie here in Hawaii at MotorFest, and I'm ready to introduce our very first two supercars. Bene. If we're gonna do this, ok, una ce l'abbiamo. Our first theme, concept cars by Lamborghini. Right. You can choose between the very rarely seen Lamborghini Egoista. Che strana questa macchina comunque. I cannot believe this is real Terzo Millennio. Ma decisamente più bella, posso dire, la Terzo Millennio. It's like to set them free in this world. You think you're ready? Sì. Let's go. No, in realtà posso scegliere davvero? No, voglio... Dai, è molto più figa questa. Cioè, questa qui è particolare, sembra tipo un UFO.
un aereo, ne avevamo già parlato. Però a livello proprio generico questa è più bella, proprio come macchina. Anche se molto particolare, cioè non ha retro né muso, è una capsula anche lei, però perlomeno mi sembra un po' più armoniosa. Scegliamola e proviamola, soprattutto visto che l'egoista ce l'abbiamo guidata fino a mo'. Capisco. Questi scelchi così. Però almeno è Lamborghini, cioè il retro assolutamente. Mamma mia, ma cos'era quella roba lì? Il traction? Oddio! Hey guys, it's Supercar Blondie back on the field where no, però non mi rompere la minchia mentre. Say hi to the driver, guys. Comunque mi aspettavo di più, nel senso. Ah, so this is how Motorfest does things. Well, we're gonna get along just fine. Non fa le. Però, raga, vedete, questo è un bel dettaglio carino. Ovviamente non fa, non avendo gli scarichi, non fa l'effetto del NOS. È come fosse un ERS di questa egoista. Di questa terzo millennio, scusate. E questa è l'altra. Però non giri! Porca troia! Mamma mia, ma è un chiodo! Andiamo! As far as I know, this first route starts with a wide road with no sharp turns. So there's no. In realtà gira. Ho preso un po' lo sporco. Incredibilmente in questo gioco rispetto a The Crew 2, quando vai a impostare a bordo strada con tipo due gomme sul terreno, è impossibile, è molto più varia, diciamo, la fisica di guida, pur essendo sempre arcade, ma la trovo molto meglio del 2. E mo che non ci ho giocato per un paio di settimane. Ah, you see, it's super tight here. Mi ritrovo abbastanza contento di esserci tornato. No. Abbiamo ancora 22 secondi, chissà se quell'escursione strana ci avrà rovinato. Abbiamo recuperato un po', perché ogni checkpoint ti dà una sorta di boccata d'aria, no? Ti aggiunge qualche secondino. Attenzione che qua c'è una chicane. Bene. 12. 11, va bene. Ce l'abbiamo. Altri 20 secondi aggiunti. Attenzione. Così è la traduzione. Non lo so se ci arrivo. 6, 5, 4. Sì, ma potremmo essere al limite sui prossimi. Mamma mia. Ecco. È durissima adesso. Ma perché mi mette. Metto in folle perché sono stupido io che scalo la marcia, convinto che ce le abbia. Ho sentito che forse. Uno! Madonna! Penso con qualche decimo di margine, manco un secondo. Che culo! Peccato per l'escursione, avremmo sofferto meno. Però è incredibile. Diciamo, abbiamo aggiunto almeno un po' di brio. Una di quelle prove che altrimenti magari sono un po' una rottura di coglioni. Però è giusto per provare queste. Dream Cars di Supercar Blondie qua. Andiamo a vedere la prossima, dai. Egoista VS Terzo Millennio, ancora. Però stavolta forse le affrontiamo. Questa l'abbiamo provata, era una curiosità, ma anche solo per il sound e le marce. Yes. Let's do this. Va bene. All right, it's face-off time, and you chose the Lamborghini Egoista, which literally translates to selfish. It is the ultimate one-seater hypercar. It's all about you and the car. Infatti. Let me tell you a little bit about it. It was unveiled for the manufacturer's 50th anniversary. Just like an F1 car, it features a jet fighter-style cockpit and no doors, which means you're going to have to limber up si apre il vetro sopra. Out of this beast. And of course, there's only one of these babies in the world. So even if you have the money to buy it,
Io ne vedo già due, una me la sei andato tu, una ce l'avevo io a casa, scusami. Blondie, che dice? Strana sta cosa, se ci pensate. Bene. Quei faretti lì, sembra una delle nuove Yamaha, un Panigale volendo. Non ci starebbe già di più. Lamborghini. Educati, attenzione. Ma non ha scampo a terzo millennio, perché ho visto già che non va. Oh cazzo, okay, forse va. Ui. Sì, ma non sportelli però. Aiuto. Compare all'interno. E la Madonna. All'esterno. Gira. Beh, in realtà si equivalgono abbastanza. No, non andiamo però fuori. Ecco la scia. Ricarichiamo un po' l'ERS. Dentro. Not to make you nervous, but these cars must not, under any circumstance, end up in a ditch. They're worth millions of dollars. Scusi. Lo dica al suo amico qua che mi ha dato un sacco di tamponatina. Lo sto staccando adesso. Merda. Hai girarsi indietro. Sei marce. Però andiamo oltre i 300, faceva fatica ad arrivarci la terzo millennio prima, mi pare. Poi secondo me col cambio sequenziale possiamo approfittare un po' delle uscite di curva, perché... Non so, quel monomarcia lì mi sembrava quasi un po' pigro della terzo millennio, infatti... Guardando, devo fare una cosa, andare un po' all'interno, che vi dirò, pur non potendo usare il volante, io trovo comunque bella la guida dall'abitacolo col pad. Ora, non fosse che sta macchina sembra che stia arrivando l'apocalisse sulla terra, c'ha sto vetro così, ottima scelta devo dire. Però figo. Poi bello anche questo monoposto centrale così ti fa concentrare parecchio. Oh, guarda con la pioggia qua fuori. Andiamo a vedere se si concentra ancora su ste due o magari... ci dà qualche altra cosa, dai. Attenzione, ancora un time attack con Bugatti sto giro, credo. What's vediamo che ci dice l'amica qui. We're not slowing down. Bene. Another dream manufacturer has lent us two unbelievable concept cars. È strana quella lì. Impressive. Scappottata, sembra una macchina quella per i bambini con le foto. Guarda. Dai, un giocattolone. 4.000 euro di giocattolo. Avete capito? Le macchinine dove... Anche questa, tra l'altro, la Voiture Noire, l'avevamo provata. Invece, la Veyron Barchetta, onestamente, non l'avevo mai vista. Bugatti Veyron Barchetta. Becchere. Palesemente un giocattolo comunque. Oddio, che fila però, Madonna, il retro è bellissimo. Oh, ha un vero motore, per fortuna. Occhio a questa prova a tempo, Beh, essendo una Veyron Becchere, immagino che dentro sia come la Veyron. Sì. Madonna, il parabrezza. Beh, vediamocela da fuori, ma questa è veramente bella del retro. Attenzione. Qua non sono ammessi errori, mi sa, ragazzi. È più difficile. La tizia mi ha detto che eravamo troppo forti, dovevamo alzare, sennò non ci faceva giocare. Quindi ora niente sbavaturine come prima. In
teniamo d'occhio bene il circuito e non ci sbagliamo. In and out of the city in just seconds. Beh, ho capito, 400 all'ora. Per forza ci metti 2 secondi a andare fuori città. Va bene, va bene. You know, not all concept cars have finished interiors, but the cars we've chosen really do, and you've gotta see them. Li ho visti. My tip would be to switch to the cockpit view to take a closer look. This is your chance. L'ho già fatto, ti ho anticipata. Futuristic interior as well. Sì. Too distracted, of course. You still gotta stay on the road. No, questa macchina però non mi piacciono troppe curve, eh. Con calma. Ai, qua ci sono tante S. No. Non la perdiamo. Tornantone. Da tempo, se avete tempo di buttare un po' l'occhio. Io purtroppo non ce l'ho. C'è anche un bel panorama qui. Siamo su una bella costa. Io magari tengo d'occhio la strada. Abbiamo perso qualcosa in questo settore. Dai, mamma mia, quanto sottosterzo. Vabbè che andare a fare ste curve a 220 all'ora, giustamente, quanto tu possa essere una Bugatti Veyron Becerra. Staccatona. Impossibile. La tiene. Ma come, già così? Subito al limite? No, questa non ce la facciamo. Just a few more checkpoints. We've gotta keep up the pace. Dimmelo! Ok, ma non so come faremo adesso. Mamma mia! È ingolosita di molto la sfida qui. Non ci credo! Per pochissimo! Vedrai che dall'interno ce la faccio meglio. Non so, mi sento più confident. Non capisco come sia possibile. Pensavo fosse una cosa legata solo alle moto. Magari non è vero, eh. Vediamo. Incredibile, ragazzi, ce l'ho fatta veramente. Figo, guidare dall'interno, anche col pad, incredibilmente appagante e con una percezione dei riferimenti molto buona. Strano. Adesso chiaramente ci fa fare una contro l'altra, magari sto giro prendiamo la Noir, però proviamo a farci tutta la garetta dall'interno e vi faccio vedere come riusciamo stranamente a guidare bene. Bella. Ma è legale la scritta Bugatti bianca dietro? Non dovrebbe essere solo tipo per la retromarcia? Sì, però non rompere il cazzo adesso, che qua la sfida potrebbe essere dura in effetti. Quanto è bello lo schermino della strumentazione a sinistra. Ma è... funziona, sì, funziona, c'è anche un contagiri, mi pare. E concentriamoci, che qua adesso dovrebbe camminare forte questo. Vi giuro, raga, è divertentissimo guidare in prima persona. Quanto va? Oh! Così, no! Motore tantissimo. Noi forse riguadagniamo qualcosa quando c'è da guidare, da curvare. Eh sì! Proprio sto cazzo di NOS maledetto, che vieni qua! Niente, se l'era conservato, attenzione, l'erse! Sono giri, infatti. Bene, allora possiamo studiare i punti favorevoli. Adesso ricarichiamo un po' di batteria.
Dentro ci prova prima della staccatona, va lungo, cerca l'incrocio, siamo davanti. Quanto sterzi, non passi, e ora mi sa di sì. Esterno, poi dentro, qua non è finita. Incredibile questo duello. Oh! Arriva. Lasciamolo dietro, ci teniamo un po' di batteria. Merda, madonna quanto è arrivato forte. Dobbiamo tenere la batteria. Prendi paletti, bravo stronzo. O stronza, no, non lo so se... che senso. Bella sta curva a destra. Anche perché adesso lo vedrete tipo lanciarsi nel sorpasso col NOS, che noi chiamiamo ERS perché fa più figo. Madonna quanto mi ha frenato qua. Use the car's full potential. Unleash it, no regrets. Go for it, driver. Porca troia. Full battery. Madonna, mi stava per inculare all'ultimo. Attenzione. Esatto, adesso è il momento delle strane francesi. Quella Citroën lì penso sia un concept di 20 anni fa, ragazzi. La Renault invece non l'avevo mai vista ed è fighissima. Ed è anche molto più, secondo me, nuova, perché c'ha praticamente il muso delle nuove Renault. Oddio, forse non era proprio questo. C'era un concept di una Citroën così, vecchissimo. Però magari è stato rivisitato. Ah no, 2008, vedete? 15 anni, ricordavo. Proviamola nel Time Attack. Ragazzi, ci stiamo allungando un po', Ma no, che culo che c'è. Attenzione, com'è dentro? Hola. Mamma mia, che cos'è? Eccezionale. We've seen how iconic supercar manufacturers can go beyond our wildest dreams with magari questi Time Attack. Usiamo giusto per vedere una delle due auto, ma poi tagliamo un po' corto, ragazzi, perché sennò sto provando a farvi tutta la playlist. Sarà un bel video lungo. Io anche vedere se è fattibile, se vi piace. Nel dubbio voi fatemelo sapere. Oh, guarda com'è partita. Vabbè, mi levo dal cazzo una playlist, anche perché è interessante come storyline il fatto della tizia, del racconto delle macchine strane. Però non è che io sia un grande amante di ste auto strambe così. Un po' troppo strambe. Cioè, ok, auto da sogno, ma secondo me le auto da sogno sono anche altre, soprattutto altre. Mamma mia, come ci dobbiamo lanciare a cannone qua e non perdere il ritmo. Beh, non era difficile questa, in effetti. Madonna, distrutta. Belli graffi sulla carrozzeria, sono fatti bene. È il massimo dei danni che possiamo avere, però, perlomeno. Attenzione, l'ultima... No, basta, non è vero. Quella lì, la sfida, l'ultima, non era facile. È l'ultima sfida della playlist, a detta sua, che comunque non è 2016 anche lei. Certo, 8 anni più giovane della Citroën. Però che bella. La Renault Trésor. Molto bella, Addirittura, vedi, anche lei la considera molto bella.
This car piaccio l'astronave, mi pareva che culo un po' da Mercedes GT. Get this. It has a honeycomb, almeno da qui, poi in realtà no, forse anche un po' di Aston Martin. Questo è un open, una presa d'aria che si apre e si chiude. So cool. Never seen that before. And a canopy that opens to reveal this bright red interior. Tuccio si apre. Can't wait to see this in action. No pressure, driver. All right, you ready? Here comes the jewel. Fighissimo, posso dire? Attenzione. È etica però. Sì, oh no. Madonna quanto sgomma. Oddio ragazzi, ma è un missile. Ma che cos'è? Guys, the Supercar Blondie channel is back online for a race between two cars that are just out of this world. Ma come fa a starmi dietro questo colas? Ma no, quella Citroen lì non può andare così. Cioè quella ha un motore normale. And icing on the cake, the weather here couldn't be more beautiful. Questa è una vera astronave. Guardate la velocità. Madonna, il rilascio sembra veramente di stare su Star Wars. Impressionante. Ho fatto bene tenerla per ultima, perché sai, dici vabbè la Renault non te l'aspetti, invece è veramente la scoperta più strana della playlist. Ui. Oddio! È buona! Cazzo, siamo fatti riprendere! Here we are cruising down the legendary Waikiki Beach at speeds that will rip through you. In mezzo di Kiki Beach. Che però è di un altro livello anche nella guida rispetto alla Citroen, quindi. In realtà siamo venuti via bene di nuovo. Sì, ma che cazzo di rumore fa? Oh, calma. È stranissimo. Ole, si intraversa. Guardate il variatore comunque, non è un singolo rapporto proprio. Attenzione, il T-Max. Veloce. Oh, mamma. È 50. Time for our French sci-fi jewel, starting with full power on this strip of Hawaiian freeway. Che roba, ragazzi. Madonna. Ah, meno male, dai, che l'abbiamo portato fino in fondo, perché meritava. Ma non sono arrivato così, l'hai fatto tu dopo. Scusi, provatela questa, se vi capita. E quindi mo abbiamo finito la playlist, in teoria. Incredibile, tutto in un episodio, ragazzi. Siamo stati fenomenali. C'è una ricompensa particolare? Ah no, ragazzi, non è vero. C'è l'ultimo ora. Infatti, dov'era finita? Supercar Festival con la Mercedes EQ Silver Arrow. Ultimamente ce l'avevano fatta vedere nella intro, ma poi... Che? Hanno messo in galera questa? Ah no, è la maglia. Ah, attenzione! Quindi questa contro tutte le altre, mi sa. Madonna. This is a beautiful, sleek, all-electric car with room just for you. It has this intense. Questa non è male, perché ricorda un pochettino le vecchie Mercedes da corsa. Vecchie. And when you step inside, it features a panoramic screen to help you navigate. Wow. A car that was made for this very race. So I'm not going to say anymore. You just need to jump in behind the wheel and see for yourself. This is Supercar Festival. Peccato che sono tutte elettriche strane, però grande
cioè figata. Oddio, 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 attenzione! Ovviamente siamo gli unici col Mercedes. Con quale rumore? Vado a fare che roba! Ma dimmi che... Oddio, ho scoperto i denti dietro! Ma che cazzo? Last event of the dream experience. Everything has led pure questa c'ha quell'effetto un po' della Renault. Andiamo a vedere dentro. Penso che Formula 1 un po' l'effetto è quello. Ma non devo scalare, l'ho messo in folle. È strano però. Vedo. Porca troia. Oh! Tutto di traverso. Questo che non mi sembra l'ambiente proprio adatto, però. Ci adatteremo. Olè! Ma che accelerazione c'ha questa cazzo di spinta della batteria? In questo caso è veramente così, non è il NOS. Cioè la Renault vorrebbe passare lì. Staccatona dall'esterno. Oh, mamma mia. Eh beh, noi abbiamo la tenuta. Credo che abbia una aerodinamica mostruosa questa qui, rispetto a qualche concorrente di questa gara. Panico. Ok, torniamo un po' fuori. Così assecondiamo un po' tutte le preferenze e le esigenze. Copri. Oddio, non vale così però, eh. No, 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 no. Oh, scala. Cioè, scala. Recupera. Ma devo vincere assolutamente, perché sennò ci scambiamo il premio finale. E dai, non plafonare. Brava. Ma cazzo sei lunga però sta gara, eh. Bravo, spingimi tu col tuo nozze. Ha detto? Piovono concept car? Quasi a metà. Ma è dura, è dura. È tutt'altro che già fatta. Va bene. Questo cazzo di Bugatti di merda. Lo vedo troppo convinto. Oh, bloccaggio! Bene. Bene, esatto. Ma è plafona 280 senza batteria, eh? Senza l'ibrido. Ma oh, però stiamo andando via. Com'è? Bottarella. Che bella sta spiaggia con le barchette dentro. 300 all'ora, abbiamo anche il tempo di dare un'occhiata. Va bene, dai, abbiamo seminati. Mi sento di dire che ormai è fa. No, sta arrivando. Vabbè, ho capito. Is 100% electric and was made as a tribute to the previous Silver Arrows, including the famous 1938 speed record breaker. Vedi, infatti. Certo, per quello si chiama Silver Arrow. Ma si vede, è palese. Infatti è bella alla fine. Strana, ma bella. Attenzione, la Bugatti è vicina. Arrivati solo noi, eh.
la Mercedes e la Bugatti, gli altri lontanucci. 6 minuti quasi spaccati sta gara. Porca tre, ragazzi, sto video durerà almeno 40 minuti. Datemi il mio premio. Mi sa che è proprio lei, ragazzi, eh. Ah, ma tutti i premi vengono consegnati all'altarino qui? Bello, questo sono contento di averla. Non credo la userò molto, però è figa. Adesso parte nella foresta. Figo sto tunnel luminoso così. Poi con questa macchina in particolare ci sta bene. Olè, grazie. E con questa incredibile immagine, signori, noi per oggi chiudiamo. Abbiamo recuperato un po' di tempo lasciato indietro su Motorfest con questa playlist completa. Spero vi sia piaciuta, interessanti queste scoperte. Certo, io per gusto mio starei su altre auto, che infatti rivedremo. Ciao ragazzi, grazie come sempre del supporto. Ricordatevi un bel mi piacino, 3 decimi di secondo super fucsia per aiutare i video. Ciao.